Ci saranno le elezioni, lo sapete, il mese no? prossimo, 24 e 25 febbraio. Ma che faccio preoccupare, sì, che ci sono, certo. La prima cosa che succederà, come al solito quando ci sono le elezioni, sì, i manifesti imbecati a tutti i gnori, il manifesto selvaggio. La signora dice non ci è, ma votare, signora lei è libera da fare chi gioca vuole, signora. Ma chi è amplificata la signora che si sente vero, a casa? La signora è come se parlasse con un microfono. C'è un microfono incorporato. È una signora con la voce possente. Quindi Salvo, sì, vedi, sì, le lamentele poi giustamente arrivano, si raccolgono, è inutile che uno fa finta di nulla, siamo in una trasmissione pubblica e quindi è normale. È una delle lamentele che di solito sentiamo a causa proprio delle elezioni, è il manifesto selvaggio. Ora, una telecamera in primo piano, eccola. Marico, ci ha voluto finire di mettere a manifesto a tutti i signori, che poi c'erano cose seuse. C'era una pattuglia dei carabinieri, sì, Salvo, di Siratado, o traforo, lei presente un traforo? Io ce l'ho presente, sì. Con c'ha chianca da canni cavato, lei presente via Alonso e Console, angolo via Belfiore, no, con c'ha chianca da canni cavato, giusto? Mi mancavano queste indicazioni di toponomastica, mi mancava. La toponomastica è importante, andare a Bazzelletta per far capire, certo, il contesto, per contestualizzare l'azione. Assolutamente. Perché, sai, se si svolge un traforo è una cosa, se si svolge a Belluno è un'altra, certo, cosa, no? Un traforo. Via Belfiore, angolo via Alonso e Console, c'è proprio la piazzetta, c'è la ganga, e da sotto c'è passo il treno. Ma dove sta studa, signora? Signora? Signora, ma fare la trasmissione, va a stare muta, lei lo sa quando? Se no viene qua sopra e la facciamo con lui. Ci arrivo io. Signora, lei a stare muta fino all'11:35, poi dopo può parlare, va bene? Grazie. Grazie, signora, grazie. Fantastico. Vabbè, allora... Andiamo, preciso. Preciso, stasera è preciso. Fantastico. L'interazione, ormai la trasmissione è multimediale, è Salvo, però, no? Quindi c'è internet, c'è Facebook, c'è, certo, Twitter e c'è la signora. E c'è la signora, che è unica però, è un social network lei da sola, è questo com'è. www.asignora.com chi gioca vuole lei, signora, muta, e va. Vabbè, dicevo. Siamo lì. Al traforo, a un certo punto, pattuglia dei carabinieri, sì, una notte scura, Salvo, non c'era neanche la luna. Improvvisamente virono che c'era una sagoma che si aggirava furtivamente nei traversi del traforo. Lo seguono con l'automobile e virono che questo improvvisamente si ferma davanti a una parete china dei manifesti elettorali. E ci vedremo che fa questo. Appuntato a studarsi fare, erano l'appuntato del maresciallo, a studarsi fare, si misero un danagnone e aspettavano che questo facesse qualche azione. Oh, ma anche un tempo, Salvo, pare che se lo sentivano, questo si avvicina a un manifesto del PDL. A chiappa gli usciga proprio con una rabbia. Un maresciallo ci resta all'appuntato, dice, vedi, questo sicuramente sarà qualche comunista di chi callava con Berlusconi. Sì, sì. Piscicare un manifesto da PDL, ci sarà qualche comunista di chi con Minde. Manco il tempo di scicare proprio il manifesto del PD. Hai presente che non c'è miso Bersani che è miso questa maniera? L'ho visto per strada l'idea. Che è miso, che non sa perché è miso questa maniera, non capivi che è miso. Non lo so, poi glielo chiediamo. Un fotografo ci disse, se mettessi Cenghino, e io si mette Cenghino, no? Sì, perché Bersani Cianchino lo capisce. È Cianchino. Sì. Ma poi lui è piemontese. Scusa, no? Ma voglio capire una cosa, è miso di sinistra o di destra? Perché in base a come si è miso, a poi la fotografia è al contrario, non lo so. Sai, se l'hanno studiata. La curiosità. Devo andare a vedere. La Mattareale. Più tardi vado. Basta, sì, manco il tempo, chissà di che scicavo il manifesto di Bersani. Sì. Perciò l'ha appuntato, dice, maresciallo, dice, ma allora non è di sinistra, no, dice, questo sarà a sinistra però di chi da proprio estremista, di chi da proprio, di chi da... Manco il tempo, picchia, scegliava il manifesto di Ingroia, sì, il manifesto di Monti, di Monti, sì, il manifesto da Lega che ce n'era uno solo, io scegliavo. Quindi il maresciallo dice, ma allora chissà, cioè, se non è dell'altro partito, sarà un anarchico, certo, fermiamolo. Oh, Salvo, ci puntani di fare da un gordo, al romano da botto, pum, fermo lì, e scendendo armate dalla macchina, l'ha puntato il maresciallo, dico, uè, fermo carabinieri, cioè, che fu, moto, cioè, che cosa stai facendo? Perché stai scegliendo i manifesti? C'è, che cosa sei? Un anarchico? C'è chi mi è stato condanno? Stai cercando la porta della mia casa, io! Perché può succedere? Perché può succedere?